Buonasera, benvenuti, buon sabato, un nuovo appuntamento con noi, Talent Show, musica e giovani. Cerchiamo un po' di accostare, già li vedete inquadrati, non proprio giovanissimi, ma sicuramente molto navigati nel campo della musica. Ma lasciate che completi il discorso che ho intrapreso. Siamo con la versione autunnale, dove facciamo un po' un confronto tra persone che sono nella musica da tantissimo tempo e giovani che stanno iniziando in questi tempi, in questi mesi, in questi anni. E poi ovviamente gli ospiti, quelli d'onore, poi sul finire avremo casalinghe, avremo muratori che avranno modo di stare dinanzi alle nostre camere. Tutto seconda consuetudine. La consuetudine è che in questo periodo dell'anno io in maniche corte proprio no, però quest'anno sì. Il paradosso è che nel periodo di agosto, se mai avete avuto modo di guardarci, di guardarmi, ero bello imbottito, no? Maniche lunghe, perché insomma se messa a piovere faceva anche un po' freschetto, e invece adesso sarà il caldo e la vendemmia chissà cosa, ma fa abbastanza caldo. Ma voi che vi interessa che cosa c'entra con questo, andiamo subito ai primi ospiti d'onore. Mr. Muscolo e lui e i suoi estrogeni. Beh, Peppe Platini lo conosciamo, a proposito di persone che sono nella musica tantissimo tempo. Lui la musica la insegna, è il decano, insomma è un'icona della musica di questo lembo di terra. E poi abbiamo il parroco del posto, che lui è un membro del gruppo. È uno stregge? Sì, è un estrogeno. Pensavo fosse, perché mi hanno annunciato un po' di ospiti, un po' di gente, quindi non so, vabbè, e quindi fa parte di Mestre Muscolo. Il gruppo nasce quando? Allora, cominciamo dalla sigla. Prego, Peppe. No, sì. La messa. Ma non fare l'avvocato del diavolo. La messa poi. Mi è venuto per la messa. Quando nasce il gruppo? Nel 1999. Perché ti ricordi benissimo questa data? Cosa accadde di così tremendo? Allora, io ho avuto l'ispirazione una mattina, ho voluto costituire un gruppo, e quindi ho pensato... Ma è caduto un fulmine? Forse ero caduto dal letto io quella mattina. Ho detto, costituiamo un gruppo. Avevo chiamato musicisti tipo Stevie Wonder, gente del genere. Ma te prima sul piano personale facevi qualcosa in questo campo da solo? Sì. Io ho iniziato qualche anno prima con un gruppetto di ragazzi un po' più giovani di loro, e poi ho lavorato molto con le basi. A un certo punto ho detto da solo non basta, adesso creiamo una situazione anche spettacolare, particolare. Esatto, un pochettino. Quindi ora, tornando seri, ho convocato Gigi e Roberto Chiricosta, che è il nostro bassista, che oggi non c'è per motivi personali, e insieme a Peppe abbiamo fatto una prima serata con questa formazione. Dove? Ti ricordi? Sì, assolutamente. Era una festa universitaria a Catanzaro, e questo mi ricordo, lui no, ma io sì, e è stata appunto lì la prima esperienza. Il primo test. Esattamente. Lì avete capito, può funzionare la cosa, giusto? Abbiamo detto, ma continuiamo ad azzardare, e quindi abbiamo continuato. Più che altro, ritentacelo. Abbiamo ritentato per 16 anni. Proviamo ormai. 2 o 3 volte, sì, poi vediamo se... Esattamente. È andata bene. Ma questo nome, Mr. Muscolo e i suoi estrogeni. Questo bisognerebbe chiederla al signore qua accanto, che lui al batterista. Che è l'ideatore di questo nome, per cui Gigi, confessati, c'è il parroco che si confessa. Esatto. È stato un caso. Come? Ha voluto giocare un po' sul mio cognome. Estrogeni, Mr. Muscolo, quindi. Ah, quindi non è stata una cosa ben ponderata, estemporanea. Assolutamente. Okay. Sto perdendo Mr. Muscolo e i suoi estrogeni. E allora, poi le prime esperienze fatte artistiche, quali sono state? Tappe significative importanti. Normale excursus musicale di ogni gruppo. Abbiamo cominciato a girare un po' nei vari locali, poi pian piano siamo passati alle piazze. E poi, insomma, abbiamo cercato di allargare il giro, e nel corso degli anni abbiamo suonato un po' in tutta la Calabria, spesso fuori dalla regione. Dove e come? Cioè, che tipo di musica? Qui continuiamo a parafrasare in gergo religioso e vediamo come chi, anzi, ha catechizzato gli altri, nel senso la musica da fare.
Tutti concordi, tutti d'accordo da subito, cosa? Beh, diciamo che magari Peppe voleva fare altre cose, ma Gigi. Ma questa è stata un po' la chiave effettivamente della scelta del nostro repertorio, perché ognuno diceva la sua, quindi per accontentare tutti abbiamo fatto questo purpurri di generi musicali. Ma avete fatto la conto o cosa? No, abbiamo dato due brani a scelta e quindi ognuno diceva la sua, no, è capitato così per e caso. Poi ha imperato quale genere musicale? Tutti. Quello di ripercorrere tutti? Tutti. Tutti. Però insomma, stiamo ancora decidendo qual è il genere preferito. Ah, quindi siete ancora alla ricerca, sta ricerca di un genere ben definito. Esatto. Perfetto, allora, primo break. Ci fate sentire qualcosa? Perché dico, certo, insomma, la gente a casa vuol dire sì, questi qua chiacchierano, però saranno cantare, non li abbiamo mai sentiti magari, Bene. Per quei pochi che ancora non li avessero ascoltati. Bene. Primo pezzo qual è? Facciamo un pezzo che fa parte del nostro disco ed è scritto... Disco che si chiama? Tierra del Sol. Tierra del Sol. Tierra del Sol, che abbiamo qua, grazie. Prego, se prego. Lo possiamo guardare, questa è la copertina del nostro disco. Certo. E dentro c'è anche il disco, che siccome è Tierra del Sol, se posso spiegare un pochettino... Ma è una fetta arancia. Questa. Esattamente, perché è una... diciamo così, una metafora, è il frutto tipico della nostra terra, è frutto del nostro lavoro. Beh. Quindi ecco, abbiamo bello supposto, bello sanguigno, sì, esattamente, assolutamente molto sì, bene. Assolutamente sì. Dicevamo? Questo disco contiene 10 canzoni inedite e 2 cover. Una di queste, quella che vi facciamo estrapoliamo ascoltare già da adesso, subito qualcosa, subito, è una canzone che dal titolo Tira fuori i soldi. Non è una minaccia, ma è un invito abbastanza deciso per chi non vuole pagare il lavoro altrui, ecco, sostanzialmente. Per chi c'è il braccino corto, esattamente, vabbè, esattamente. Ce ne sono parecchi, ok, va bene. Esatto. Via. Segretaria, una villa, guardaroba, sei per tre. Ed allora perché vieni proprio a piangerti da me? No, 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 tira fuori i soldi. No, 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 io lavoro, ho studiato, mi alzo presto la mattina. Poi arrivi e mi racconti la tua solita manfrina. C'è la crisi, tu capisci, di sti tempi sai com'è. Insomma, io lavoro, ho studiato per far stare bene te. No, 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 tira fuori i soldi. No, 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 tira fuori i soldi. No, no, no. Con la scusa della crisi sono tutti
bravi. Con la scusa della crisi sono tutti squali. Piangono miseria, sono sempre uguali, anzi peggio. Da Milano fino a Reggio a farne le spese siamo sempre noi. A non fare la spesa siamo sempre noi. E non pagano mai quanto devono, rimandano, rimandano. Che leggi lo concedono. Capitale il diavolo come un gioco da tavolo. Crea illusioni per dare spettacolo. Sembra un miracolo in un angolo. Senza più una scelta che dire di no ed alzare la testa. E no, no, che non comprano i sogni ma i soldi. Sono molto più che solo foglie. E no, no, che non bastano mai. Se ognuno avesse i suoi non saremmo più nei guai. No, no, no. Watch your man, Mr. Muscolo. No, no, no. Ben Simon. No, no, no. You know what I mean. Tira con i soldi. No, no, no. Miserable. Da un paio di settimane siamo entrati nella versione autunno-invernale. Sì, si discosta un po' da quella estiva, riepilogo un po' quanto accaduto e abbiamo proposto quest'estate l'edizione Summer del Talent Show con una strizzata d'occhio a quelli che erano gli eventi. Abbiamo ospitato soprattutto organizzatori di eventi, presidenti di Proloco, amministratori, eccetera eccetera, personaggi di spicco delle varie comunità, non soltanto di questo lembo di terra dove noi imperiamo tra virgolette come emittente, ma di tutta quanta la Calabria. Adesso torniamo un po' a giudicare, a consigliare i ragazzi, e lo faranno Big della canzone. Allora lo vogliamo inquadrare e presentiamo il Big di questa sera, l'ospite graditissimo Mimmo Cavallaro, ormai un nome, una garanzia. Sera. Conosciuto in tutto il mondo, fino all'altro ieri dicevamo conosciuto in questo lembo di terra, fino a qualche ora fa in tutta la nazione, adesso possiamo dire, è un modo di dire, no? In tutto quanto il mondo. E io però vorrei cominciare dal secolo passato, non me ne vorrai, sì, e quindi iniziamo dall'inizio, gli albori consistono quando si è scatenata questa cultura per il folklore, per la tarantella, ecco le nostre piazze che sono ad un tratto inondate da appassionati della taranta, e Mimmo Cavallaro è uno dei principali, anzi il primo vero responsabile. Non sei andato mai in galera per questa ragione? Non si va in galera per questa ragione. No, assolutamente. Per fortuna no. Tutt'altro, magari santificato. Ecco, un giorno, allora ti ricordi un po', ecco, cosa accadde, cosa è successo alla gente della Calabria, cosa è successo, cosa è capitato? Ma non lo so cosa è capitato, so che sicuramente aveva bisogno di riprendersi, di tirare fuori un po', quello che di riprendersi un po' quello che era la cultura di questa terra, la tarantella, il ritmo di questa terra era la tarantella, inutile nasconderlo da secoli. Poi l'avvento della televisione, delle radio, chiaramente ci ha fatto un po'... La liberalizzazione anche, no? Un po' vergognare di quello che era la nostra musica, insomma, per anni, per decine di anni, insomma, la tarantella era solo la musica di quelli che erano ai margini della società, insomma. Ci si vergognava, dai. Esatto, sì, questo. C'è qualcuno che non si vergognava di questa tarantella. Io, per esempio, non mi sono mai vergognato di appartenere a questo mondo del ritmo del sud, insomma, ecco. Sì, però un po' di preoccupazione, non dico paura, preoccupazione sì, di non riempire la piazza c'è stata all'inizio, no? Sì, ma non c'era nemmeno la scommessa, perché era solo voglia di fare questo, di proporre questo, e allora non c'era la paura che la piazza non si riempisse. Nessuno pensava alla piazza. Ho capito, si pensava più a se stessi. Pensava di fare le cose che... sentivo di fare, perlomeno io sentivo di fare quello, e allora ogni occasione era buona per proporla. Conto tuo. E poi è arrivato il momento in cui la nostra musica, insomma, a un certo punto viene a contatto con altre realtà. Ricordo per esempio il primo anno del Caolonia Tarantella Festival, per esempio, e io era già da anni che lavoravo su questo versante della musica popolare, e lì in quell'occasione avevo avuto l'opportunità di suonare per 20 minuti al festival e di proporre, mi ricordo, 4 brani, una cosa del genere, e io ero anche un po' emozionato, preso da questa, affrontare quella cosa, perché c'era Eugenio Bennato, che sapevo che era un personaggio che si era sempre interessato della musica popolare. Era un po', avevo un po' di timore, però a fine del concerto, ma anche durante il concerto, vedevo lui che approvava questa esibizione, insomma, poi
ha avuto subito il concerto, dopo il concerto hai cominciato a parlare. Beh, una bella, si vede che la musica calabrese ha una potenzialità incredibile, bella la cosa che avete fatto, non l'evoluzione. C'è stato subito seguito, eh? Lì cominciato a chiedere. E allora da lì lui si è interessato moltissimo a questa cosa, devo dire che poi lui... Poi anche espressione di questo territorio, quindi anche un po' di campanilismo in questo senso, mi ha dato una mano, ogni volta che scendeva in Calabria mi ospitava nei suoi concerti e vedevo sempre che c'era questo interesse verso le cose che proponevo. Ma l'avevi fatto da qui a poco, a lui devi più che altro, più che ad altri... Soprattutto a lui, sì, sì. A chi dici grazie soprattutto? A Bennato. A Bennato Eugenio, e sì. Continua a dirlo anche per questa esperienza, adesso arriveremo alle direzioni artistiche, ai festival e a quant'altro. Allora, il tuo primo gruppo, te lo ricordi? Il mio primo gruppo era un gruppetto formato da... E come sei riuscito a metterlo su? Ma sai perché sono riuscito a metterlo su? Perché ho pensato, ma qui la musica popolare calabrese va proposta... Uh-huh. In un modo diverso da quella che la conosciamo. E bisogna mettere a suonare la musica calabrese ragazzi che hanno altre culture, anche di altri generi di musica, ragazzi che suonano altri strumenti, non solo l'organetto e il tamburello. E allora ho incominciato a chiamare i ragazzi che, della Locride che già conoscevo, che sapeva fare che aveva... Nome. Fabio Macagnino, penso. Ah, ecco, sì. Fabio Macagnino, Bruno Giurato, ecco. Domenico Mediello e Daniele Mangiola sono stati quelli che hanno iniziato con me il percorso di innovazione della musica popolare. Il gruppo si chiamava I Folia e siamo stati subito accolti bene dalla Locride, perché... Quando i primi concerti che abbiamo fatto, per esempio, quello che ci hanno ospitato erano tipo il Blue Dahlia, il Blue Tango a Caoloni e Liti, sì. Quando sei stato folgorato sulla via di Damasco, nel senso quando hai capito che la cosa poteva funzionare alla grande, la cosa il primo grande segnale alla grande, e allora è stato il già col gruppo successivo con i Tarancanne, perché poi i Folia a un certo punto finiscono il loro percorso, perché come tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine. E allora c'è un altro gruppo che si chiama Tarancanne, dove c'è sempre Fabio Macagnino con me, e sempre in quel periodo Eugenio ci trascina sulla sua scia, insomma, no? Ci porta fuori dell'Italia, ci porta a suonare nei festival europei della musica world. A Steamen. Stiamo parlando di quali anni più o meno? E stiamo parlando del 2000, stiamo parlando del 2004-2003, quel periodo lì. Poco dopo il 2000. Perfetto, ma andiamo avanti. E andiamo lì vediamo questi festival, vediamo un attimino che ci troviamo da fronte a una platea di gente che non è gente calabrese. Sì. Siamo giovani che vengono da tutta Europa ad ascoltare. Siamo già nell'ordine di migliaia o diverse centinaia? Sì, siamo già nell'ordine di migliaia. Dove si esibiscono, decine, centinaia e poi migliaia in un batter d'occhio. Allora abbiamo questi gruppi che si esibiscono, gruppi della Puglia, gruppi che vengono dalla Spagna, gruppi che vengono da oltreoceano. E allora quando arriva il nostro turno, è il turno della tarantella calabrese. E allora ti accorgi che succede. E allora ti accorgi che la piazza, che i giovani che erano lì non calabresi. Sì. Allora a un certo punto le vedi che la piazza comincia a ballare, la piazza si muove, c'è uno scossone, e allora lì ti rendi conto che la nostra musica funziona. Ha la sua forza. Vogliamo continuare? Anzi no, non continuiamo, continuiamo dopo, intanto adesso andiamo a pescare il nostro jukebox e cercare un po' di rivedere qualche immagine di quei tempi, no? Gli albori, Mimmo Cavallaro, i suoi primi gruppi, un po' di Taranta, musica e poi torniamo a raccontare la storia di Mimmo Cavallaro. You don't know.
bassist, last Tarantella from Calabria. After us comes Tarantella from Puglia, Pizzica. We'll be right back.
po' di esibizioni in diretta sul nostro canale, e l'ospite d'onore, lo inquadriamo subito, è Manuela Criscelli. Benvenuta, ecco, abbiamo i big di volta in volta, la volta passata Cavallaro, poi ancora Mister Muscolo, la volta ancora quella precedente, insomma gente che per quanto riguarda il panorama musicale regionale si impone e in avamposto, al fronte, in prima linea, quant'altro dire. Manuela Criscelli è cantante e posso usare forse un termine improprio, cantaterapeuta. Sì. Però non si può dire, so che insomma, diciamo, c'è un bip. Non c'è un bip, però insomma mi puoi riprendere. Non è, diciamo, una definizione ufficiale, in realtà sono psicologa clinica e diciamo ho unito queste due discipline, queste due passioni, quindi il canto, che è insomma la costante della mia vita. È la psicologia, un'esplosione di quelle pazzesche. Un'esplosione artistica. Sì, diciamo che ho unito il tutto in questa disciplina che si chiama cantoterapia, sì, che deriva dalla musicoterapia, quindi dal fare musica in maniera... La differenza è che lo strumento è stato ingoiato. Esatto, è il canto, quindi fare musica in maniera terapeutica. Cosa significa? Significa che noi utilizziamo il canto per aiutare le nostre emozioni a venire fuori. Quindi come strumento che agevola l'espressione delle emozioni. E in questo senso quindi noi impariamo a familiarizzare, a riconoscere queste nostre emozioni, anche quelle negative, e a trasformarle in un prodotto artistico che giova alla nostra autostima e quindi proprio al nostro benessere quotidiano. Ecco, e la cosa funziona, perché funziona, la cosa è certificata anche dalle frequenze a questi tuoi incontri, raduni. Sì. Che fai? Bene, allora però facciamo insomma, questo è quanto di recente, però andiamo, non facciamo un passo a ritroso, andiamo proprio alle origini, da quando nasci, ecco, sì. Come nasci artisticamente, le tue prime allora, esperienze? Siamo nel lontano 1900 eccetera eccetera, e allora diciamo che io canto da sempre, sin da quando ero bimba. E l'inizio ufficiale di questo mio percorso coincide con l'ingresso nell'Arlesiana Chorus, diretta da Carlo Frascà, che saluto. E quindi da lì, insomma, tutto un escursus, tutto un percorso che mi ha portato ad amare sempre di più il canto e a volerlo fare diventare proprio una professione. Che è quello sì, che ho fatto. No, io stavo ascoltando Manuela, ma stavo anche pensando, perché poi è una sorta di carrambata questa, perché pure io ho fatto l'Arlesiana, sono stato il primo basso, no? E accanto a me c'era Varano, poi io ho fatto carriera, lui no, purtroppo. No, il grande tenore ovviamente, sì. No, beh, mi fai ricordare belle cose, sì. Sì, sì. Proprio il gruppo iniziale con Carlo esatto, Frascà. Esatto, esattamente. Torniamo seri, sì. Torniamo seri e vediamo le tue prime esperienze. Sì. Sì, sempre ecco, grazie all'Arlesiana abbiamo cominciato a muoverci anche in un ambiente professionale, quindi tra le varie esperienze ricordo le collaborazioni con Eugenio Bennato e la partecipazione a questo spettacolo musical di Albertazzi che si chiamava Pilato Sempre, con la quale, se ti ricordi, Pino, abbiamo fatto pure una replica al Teatro al Castello, sì, ti parlo sì. Del 2012, 2012. Se non sbaglio. E insomma, e altre collaborazioni importanti, quella ecco con Bennato è un po' proseguita. E insomma, ricordo anche la collaborazione con Lavanoni, con Pietro Montecorvino. Sentite, udite, insomma, dite quante, perché pare che si stia parlando con una sessantenne, una settantenne. Giovanissima età quella di Manuela, però adesso ancora siamo appena agli inizi di questa conversazione, sì. Ora sentirete quante e quali cose ha avuto modo di fare Manuela Criscelli. Sì. Beh, andiamo anche un po' attentori, magari saremo anacronistici, però ecco, quello che ci ricordiamo. Sì. Intanto vogliamo subito vedere qualcosa di Manuela, perché è bello anche vedere, non soltanto sentire. Andiamo a questa produzione, a questo lavoro, Suli d'Augusto, lo vuoi sì. presentare tu? Sì, poi magari ci torniamo. Andremo... Vediamo intanto il video, se magari è il videoclip, d'accordo, sì. Perfetto, sì, il videoclip ufficiale che trovate su YouTube ed è un brano con il quale ho vinto il premio della critica Mia Martini 2015 nella categoria Ethno Song, per cui insomma è un bell'orgoglio per me, anche perché essere riconosciuta dai giornalisti e sì. dalla critica, insomma, è stato un bel premio. Suli d'Augusto, scritto da Enzo Niutta,
musicato dal maestro Peppe Platani. Eccolo qua. Siamo in tema e in tempi, perché adesso c'è la nuova edizione del premio Mia Martini. Sì, credo si sia conclusa proprio in questi giorni, se non sbaglio. Solo d'agosto. Abbiamo appena terminato con gli eventi estivi, no? La edizione Summer dedicata a quanto di più bello artisticamente, musicale, teatrale, terzicoreo, ricadente in ambito regionale. Bene, abbiamo eletto l'evento dell'anno, anche perché Steve Vai, insomma, è un personaggio che la Calabria un po' vantare di avere tutti i giorni. C'è stato a Martirano Lombardo qualche tempo fa, eravamo presenti nelle nostre camere, abbiamo approfittato per fare un mini speciale. L'evento per noi dell'anno musicale. Rivediamo e riascoltiamolo. Sì.
si realizza un sogno, un obiettivo che fondamentalmente era nei nostri piani sin dal principio. Per cui posso affermare senza problemi che questa sera si tratta dell'evento più importante che il Rock On Martirano Lombardo abbia mai organizzato. Perché è chiaro che sappiamo di chi stiamo parlando, uno dei principali innovatori, uno dei personaggi più influenti della storia della chitarra moderna, uno che ha davvero rivoluzionato il modo di intendere la chitarra. Bene, signore e signori, Steve Vai. We'll be right back.
Mr. Vai, thank you for this great opportunity. You are considered, and that's true, one of the most innovative musicians in modern guitar history, because of a great attention to the sound and all the expressive possibility of your instrument, in addition to a diabolic talent, of course. Diabolic? Yeah, Frank. As my guitar tech, Thomas Nordig, would say, viabolic. Oh, okay. Viabolic. How was this revolutionary idea of guitar born? Well, it kind of crept up on me, because when you're doing it, you don't realize. You know, I just always kind of... I always tried to fascinate myself, you know, find enthusiasm in what I was doing. You know, like anybody that really finds a lot of enjoyment in what they do, you stay with it, and interesting things happen, you know. So that's really the story of my guitar life. What was your ground zero, the moment you realized you wanted to be a guitar player and this type of guitar player? Well, I never realized that I wanted to be. I just always felt like I would be. Do you know what I mean? Wanting to be means that it's something you can't have. But the guitar always seemed totally beautiful to me. When I was 8 years old, no, wait a minute, maybe seven, I saw a young boy who was about nine playing the guitar, and at that moment I knew I had to play the guitar. I just wanted to play it. It just looked like this absolutely beautiful, expressive, infinite instrument, you know? So I just felt, one day I'm going to play it. And when I was 12, I heard Led Zeppelin, and that was it. Jimmy Page. Okay. This year you celebrated with a tour and a deluxe edition the 25th anniversary of Passion and Warfare, an all-time classic. What memories do you have of that sessions? I started working on Passion and Warfare before I joined Alcatraz, which was before I joined Dave Roth. But I chose them instead of finishing the record. But I worked on them. I worked on Passion and Warfare. It felt 6 years. Yeah, probably about 6 years. Yeah, I loved being with those bands. I enjoyed those rock bands. But I always felt that there was a kind of music in me that was a little different. And when I was doing it, that's when I felt most comfortable. So I just kept doing it, and I didn't know if there'd ever be an audience for it, because it was kind of different than conventional instrumental guitar music, you know? And when I released it, I just thought it was probably the end of my career. But it was okay, because, you know, sometimes you have to do what you have to do. Aspetta un po', fermo. Francesco. Odio che mi blocca. Aspetta un attimo, stiamo partendo. Buonasera, siete al Talent. Buon sabato, benvenuti, nuovo appuntamento. Francesco Cisano, partiamo alla grande. Che si dice, Francesco? Benvenuto al nostro Talent. Grazie a voi per avermi quattro invitato. Quattro chiacchiere da bar proprio. Sì, sono molto contento di essere qua. Tra l'altro complimenti per la scenografia, i colori, è tutto così vivo ed efficace. Sì, ma noi non badiamo a spese, parliamo di te piuttosto, no? Nel senso, che stai facendo? Cosa ti riguarda? Guarda, noi abbiamo appena finito adesso la produzione del... Perché non ti si acchiappa più, sei un po' in giro un po' ovunque. Fortunatamente sì. Abbiamo appena finito la produzione col film con il regista Carlo Saura in Spagna, a Saragozza, che è uscito in tutte le sale cinematografiche, prima al Toronto International Film Festival e poi adesso lo stanno portando in giro per la Spagna. È partito il tutto da settembre e adesso, in funzione del film, stiamo mettendo in piedi uno spettacolo che
nostro debutto sarà al Teatro Principale di Saragozza il 16, 17 e 18 di dicembre, quindi sono in produzione in questa... Ma soltanto un numero, soltanto una data, ma quante ne hai, insomma, sei ormai in giro, in lungo e largo, un po' ovunque, in tutta quanta la nazione, in tutto quanto, ecco, il continente. Ascolta, ma il mio dubbio è questo, ma ce la farai, no? Entro giugno, quando sarà, a completare Solstizio? Sì, perché in realtà tre brani. È partito il primo il 21 di giugno. Devi farne... Cinque brani. Vabbè, siamo al terzo brano che non mi aspettavo di riuscire. Sì, penso che sì. Anzi, considerando che da adesso, da dicembre fino a giugno, ne avrò altri due brani da curare, quindi perché ogni brano in realtà è come se fosse un doppio brano. Cioè, scusa, perché mi chiedono che cos'è Solstizio. Fate fare queste figure, cioè, sì. Pubblico di talent, diglielo tu. Solstizio è un album, cioè ho deciso di prendermi un po' di spazio a differenza delle regole canoniche per realizzare un progetto discografico, quindi ogni tre mesi io sto pubblicando un brano con relativo videoclip. Infatti il lavoro ci sta una mole di lavoro immane dietro, perché ogni brano ha il suo videoclip, è come se fossero la produzione di due brani, quindi ci si preoccupa, non voglio dire che sono un regista perché mi appoggio spesso a persone valide come Aldo Albanese, come Alberto Gatto per la produzione del videoclip. Poi ce lo fai vedere l'ultimo, sì? Sì, l'ultimo è appena uscito il 9 di, promesso, di novembre, si chiama Il Bacio, con sì. Ci siamo un po' rifatti alla storia del famoso dipinto di Francesco Hayez, insieme al regista Alberto Gatto, e quindi è prima online. Di via, vi diamo il bacio, cioè, senso sì, figurato. Vi daremo il bacio, sì, okay. Sì, non un bacio, il bacio. Allora, lui canta per davvero, perché non avesse mai saputo tutti questi anni, lo fa anche live questa sera, con che cosa, Francesco? A questo punto io tiriamo fuori al cilindro cosa? Accennerò il primo, per il nostro talento questa sera. Il primo brano che dà il titolo al concept album, che si chiama Solstizio. Solstizio, Francesco Locisano. Io torno subito. We'll be right back.
Non c'è. Allora, ce la facciamo quindi, altri due brani, abbiamo completato questo concert. Adesso dimmi tutto sul bacio. Quanta gente ci ha lavorato, per quanto tempo e tutto quello che vorrai. Allora, il bacio è in realtà è il terzo brano e quindi è un momento del concept album dove mi sono permesso di prendermi un attimo di respiro. È un brano tutto basato un po' sul romanticismo, sui valori un po' persi di quelli che erano fino all'Ottocento. Infatti il quadro di Hayez rappresenta proprio questo, una massima espressione, è diventato un quadro famosissimo perché il romanticismo in questo quadro è il capostipite. E mi sono lasciato andare a delle composizioni un po' atipiche per questo tipo di strumento. La chitarra battente è uno strumento vulcanico che richiede molta energia e molta spinta. Infatti avrai notato nel brano di prima che c'è molta consumi tante calorie, le bistecche non mancano quando devi suonare. Sì. Invece in questi casi il bacio invece è un brano molto più sedimentato, molto più calmo, pacato, tranquillo, ma la bellezza a volte sta nelle cose semplici, no? Abbiamo deciso appunto di puntare su questo filologico. Tu e chi e quanti fuori i nomi, perché poi so che nel bacio ci sono altre eccellenze per quanto sì. riguarda la produzione audiovisiva. Allora abbiamo io ho voluto anche il regista Alberto Gatto come attore principale all'interno del videoclip, quindi c'è Alberto che cura sia la regia ma è anche attore all'interno del videoclip, la sua compagna attore principale, Chiara, sì. Quando lo vedrai ricopre un ruolo molto importante, e la sua compagna Chiara Melia è una sorta di dama all'interno del contesto. Attrice principale, sì. Ottocentesco molto come clima. Poi abbiamo avuto Giuseppe Cremona che si è occupato delle riprese, quindi direttore della fotografia, Roberto Stranges agli effetti visivi, sì. Epoli Piocchiolo, un ragazzo di Pazzano molto bravo che ha curato tutta la scenografia, quindi ha scelto la location, ha ricreato appunto l'ambientazione del 1800, e poi tante altissime persone. Poi abbiamo la bellissima Giusy ed Enea, i bambini che fanno parte all'interno, che sono protagonisti come Alberto, diciamo, all'interno del video. Stai lavorando al quarto brano? Sto lavorando al quarto brano. Sicuro? Sì, certo. Lo giuri? Ma guarda, io ho un cassetto di brani, sì. Il punto è capire su quando quale esce? Lavorare. Quando esce? Ma questo è il bello di Sostizio. Gennaio? Questo è il bello di Sostizio, lo decido io. Vabbè, possiamo sapere, ok, vado, prossimamente. No, comunque credo sì, gennaio, primi di gennaio, sì. Massimo, fine gennaio lo faccio uscire, diciamo, ecco, nei tempi del... rispettando poi i tempi umani della produzione, non accaparrarsi la pesantezza delle etichette discografiche che ti dicono quando devi uscire. Questo lo decide l'artista. Ovviamente l'hai incollato alla sedia perché è difficile acchiapparlo, Francesco Locisano, in questo periodo. Allora facciamoci fare un po' di saluti. Nonne, zii, amici, a quanti altri? Salutiamo tutti. E a presto vederti e a presto sentirti, ok? Grazie. Vediamo questo bacio, presentalo tu stesso. Eccolo. Thank you.
Andiamo avanti adesso con un altro momento per Sicoreo. In questo nostro sabato dove bisogna andare veloci, velocissimi, perché dura poco il sabato. La nostra trasmissione è ancora di meno, perché due ore. In due ore vogliamo farvi vedere quante più cose possibili. Adesso abbiamo un momento col ballo. Abbiamo un momento però strano, perché la prima volta che mi capita, abbiamo due scuole contemporaneamente, due in una, cioè fammi capire meglio, Alessia e Giusy. Maestri, Alessio, perché allora, due scuole in una? Perché noi collaboriamo in una che non è nostra. Ci hanno dato praticamente tutta la direzione a livello tecnico dei ragazzi. Mm-hmm. E l'altra praticamente l'abbiamo aperta di sana pianta noi da un anno. Fuori nomi. Allora, una si chiama Sporting Club Ricuso ed è quella nel quale collaboriamo, che è sita a Careri. Sì. Mentre invece l'altra è sita a Locri. Mm-hmm. Quindi è nuova apertura da quasi un anno e stiamo cercando di dare qualcosa di innovativo ai ragazzi, soprattutto nei paesini interni più che altro. Perfetto, Giusy, maestra, cosa si sta facendo fare e con quante persone, con quanti giovani immagino siano soprattutto? Allora, stiamo lavorando con più di 50 ragazzi. Tra le due scuole. Oh, sì. Buon numero! Sì, sì, siamo molto contenti di questi numeri, soprattutto per quanto riguarda la scuola di Careri, perché è un paesino interno. Sì. Ma anche per quanto riguarda la scuola di Locri, essendo nuova apertura, abbiamo già abbastanza iscritti. Con loro stiamo cercando di valorizzare il territorio attraverso quest'arte bellissima e trasmettere loro l'amore per la danza. Voi lo sapete benissimo perché l'avete praticata per tanti tempi, per tanto tempo, persone navigate appunto nel ballo, sì, sia Alessio che Giusy. Come strutture? Allora, si è agiati oppure qualche difficoltà? Non so, magari i Careri, Alessio. Sono abbastanza disagiate le strutture qui da noi, purtroppo. Se si inizia ad andare verso il nord già è ben diversa la cosa. Però con quello che abbiamo stiamo cercando di creare qualcosa di bello e di grande per loro. Cosa insegnate, Alessio? Danze latine. Danze standard latine. E caraibiche. A questo buon numero di ragazzi. Questa sera abbiamo loro, una bella rappresentanza, che sono e cosa ci faranno vedere? Allora, sono Michele e Giorgia. Sì. Ci faranno vedere due esibizioni, due specialità diverse. Il latino con la rumba, sì. E lo stand, il ballo da sala con valzer e mazurka. La prima cosa è? Rumba, allora i nostri due giovanissimi. Rumba. Signori, buonasera e benvenuti allo show del sabato sera, il talent show. Non c'è Pino Galliano in ritardo e presento io oggi per la prima volta il programma tutto mio, finalmente, che bello, non vedevo l'ora. Avremo tanti ospiti, tanti concorrenti,
soprattutto quelli dell'ultima parte della corrida, si sa, sono quelli più divertenti, eccetera. Comunque non vi anticipo niente. Buona visione! Amici del sabato sera, è il momento del primo ospite, eccolo qui, Carlo Mesiti, che ciao, torna a noi. Carlo, il re delle balere, dei re, anni 60, il 50, 40, 30, 20. Anche 16. No, scherzo ovviamente, no, dagli anni 60 in su. Senti, una curiosità. Dimmi tutto. Ora che siamo così nell'intimità, io e te... Io e te, basta. Sì, un paio di migliaia, insomma. Non lo vedevo, il piccolino non lo vedevo. Scusate, ci sono pure anch'io. Un altro, anche se io ero più piccolino, cavolo. Per cortesia, rientriamo nei limiti di serietà concessi. Fare una domanda seria, molto seria, molto tecnica. Ospite Carlo. Dimmi tutto. Quali erano i lidi, gli stabilimenti, le balere che andavano per la maggiore? Io parlo di questo lembo di terra, insomma, la Locride. Da parte nostra abbiamo fatto da Palizzi a, come si chiama, Montauro. Possiamo, non esistono manco più. Si cominciava alcuni. Con il numero uno era la Calura. La Calura, dove siamo noi. Qui a Roccella c'era, diciamo, era il dance dei ragazzini. Sì. Dei giovani, sì. Dove arriva gente da ogni parte? Poi c'era il famoso Flora, che il mare ha mandato via poi. Ah, peccato, certo. E lì era quello di noi, chiamavamo il locale dei nobili. Carlo, della bella gente. Voi siete di Calabria, allora un'altra cosa. Le bellezze più belle, no? Perché arriva gente da ogni parte d'Europa, sì, ma anche voglia, non soltanto d'Europa, voglia, no? Erano le olandesi, tedesche. Molte, sì. Poi le più belle erano. Sì, poi c'erano anche le mammolesi. Cioè, che sei? Fammi finire. No, per capire, no, con la deve sapere che a Mammola la maggior parte delle affinire sono emigrati, sì, in Belgio, in Francia, in Lussemburgo. In particolare. Allora, non estate, andavamo a Parigi, perché si andava a Mammola a sentire parlare queste ragazzine in francese. Un turismo di ritorno. Abitando lì a Parigi, qua parlavano il francese. Noi dove andiamo stasera? Andiamo a Parigi. Sì. E andavamo a Mammola a sentire parlare. Carlo, stasera da te vogliamo, insomma, tira fuori un po' l'arma, vogliamo che tu uccida, tra virgolette, il pubblico anche, nel senso buono, di prima tempo, ho trovato, pezzo, prego. Prima ho trovato un pezzo, che? Un pezzo storico. Ma che è tutto arrugginito, che? Sì. Io l'ho fatto, dunque, io sono stato in Germania dal 94 al 2001. Sì. Facevo... hai capito perché? Silenzio per Pietro. Facevo... No, perché ho apprezzato le donne tedesche, sì, i lidi, eccetera. Poi io è andato in Germania, capito? Turismo di ritorno. Online. E quindi? E ho fatto così. Un amico, mentre suonavo una sera, mi ha fatto un CD delle mie canzoni. Ah, allora, ne prendiamo una intanto. Ne ho vendute penso un migliaio. Quanto hai guadagnato? Ce l'avete fatti la finanza. No, peccio degli amici. E allora ho pensato, dato che sono due volte che già mi inviti, di farti sto regalo che ho trovato, forse è l'ultimo di tutti. Guarda un po', sono dei classici, insomma. Allora, scegliamone uno così anche Stasera facciamo La mia libertà. E con questa mia libertà tu ti sa quante tedeschi avrai ucciso? Chi lo sa adesso? Ancora non mi hanno arrestato. Carlo Mesiti. Prendi. Grazie. Ho una chitarra per amica e con voce malandata suono e canto la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grida basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto, è una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero, non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che libertà. Vivo la vita, così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e l'ora mi basta,
la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosso e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Ciccio, una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita, così è la giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra ti affaccio una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Sorriso mi fa, è una di quelle. Ed eccoci alla gara, siamo alla categoria large e abbiamo Alessandro. Santa Caterina si chiama così, arriva da Brancaleone. Santa Caterina è il cognome, Adesso in pallo il maestro, arriva invece da Brancaleone. E tu cosa fai nella vita? Studio al Conservatorio di Reggio Calabria. Ah, quindi sei uno che si vuole dedicare anche alla professione. Musicista a tempo pieno. Perfetto. Che pezzo ci fai sentire per il concorso? È una mia composizione per battente. Che ha un titolo? La battaglia. La battaglia. Alessandro Santa Caterina, e poi lo giudicheremo assieme ai nostri amici giurati. Alessandro Santa Caterina. Thank you.
Alessandro Santa Caterina, tieni pure il microfono, adesso per un attimo la chitarra può attendere e vediamo cosa ne pensa la giuria. Sentiamo intanto il maestro Ciccio. Molto bravo, volevo chiederti, farti una domanda. A Reggio cosa studi? Chitarra classica. Classica, e che anno sei? Al secondo triennio. Ah, bravo, quindi sei quasi alla fine. Praticamente sì, mi manca un anno per finire la laurea triennale. Bravo, bravo, molto sì. Bene. E scrivi anche altre canzoni, altre musiche? Sì, sì. O solo quelle popolari con la chitarra? Allora, sono amante della musica contaminata, quindi diciamo che la base è il popolare, o comunque l'etnico, la world music, se vogliamo sì, parlare sì, nel senso certo. Stesso del termine. Sì. Ma sono anche ovviamente un amante della musica classica. Certo. Che della musica contemporanea nel senso estremo del termine. Certo. E del barocco. Bello. Bravo, bravo. Voto? Io gli do un 8. Un 8, un 8. Carlo, Carlo Mesiti? Non ho parole. Ho visto una tecnica. Sono un'espressione numerica, magari. No, no, ho visto una bella tecnica di suono, di movimenti, di, anche di tempo, di tutto che faceva anche con le mani fuori dalla tastiera della chitarra, quindi molto, molto, molto bravo. Per me è un bel 9. Un bel 9. Sì. Beh, da parte mia, Alessandro, è giusto per conoscerti meglio, nel senso tu ti esibisci anche con... in qualche gruppo, hai qualche esperienza pubblica o lo fai nel chiuso del tuo salotto vattato cosa? Allora, io sono anche in un gruppo etnico, però possiamo fare nomi, sì, nuovo suono battente si chiama, però mi occupo di accompagnamento, non faccio l'uso solista dello strumento. Sono stato per un po' di anni allievo di Francesco Locisano. Sì, si vede. Penso che sì. Sì, stavo dicendo sì, che si vede. Si sente, sì. Con un suo brano ho vinto nel 2013 il premio miglior chitarrista emergente italiano. Mi ha premiato Mogol col volo dell'angelo. Sono stato su Sky a marzo. E sono ora sotto l'etichetta discografica Alfa Record. Dovrebbe uscire agosto il primo disco. E questa è la tua strada? Già ti immagini il futuro in qualche modo, tu dal punto di vista artistico? Beh, diciamo che... Cosa vorresti diventare, arrivare o cosa? La prima cosa, almeno avere una vita dignitosa, questo è poco ma sicuro. con l'arte si può, con l'arte si può, con questa arte senz'altro. A questi livelli si può. Molto bene. Ok, nel mio voto è, devo passare un po' anche alla storia perché di raro, insomma, mi metto qui in giuria, quindi io do un bel 10, via. No, assolutamente, sì. Mi accodo a Piro, quindi 10 pure. 10, assolutamente. Bene, bravo, Alessandro bravo. Santa Caterina. Bravo. Ed eccoci al momento dedicato alla Nemos Group, ma che cos'è la Nemos Group? Chi è la Nemos Group, Antonio? Nemos Group, allora Nemo, pesce pagliaccio. Sì. Pesce pagliaccio, uomo pagliaccio. Sa indicare qual è la vostra attività. Ecco, tutto qua. Pagliaccio perché? Pagliaccio perché siamo ormai presenti in varie associazioni, in vari istituti, ospedali della zona della Locride di Reggio Calabria, un po' dappertutto. E che gruppo è questo di giovani artisti? Nel senso, quando vi spostate avete bisogno di pullman, cosa di... Ecco, abbiamo bisogno di un bel trenino. No, nel senso che siete in tanti, magari. Sì. Di solito lo prendiamo da. Partiamo tutti insieme da Roccella. Sì. Abbiamo la freccia rossa. Quindi sì, era per parlare a noi è freccia nera e arancione. Le faccio la domanda, quella molto più semplice. Allora, ecco. Sì, che estate si prospetta quella che sta per cominciare il 2016? Estate veramente. Dal punto di vista lavorativo si intende. Ecco, non pensavamo questo, tantissime date, non sappiamo come fare, infatti avrò bisogno di artisti. Pensate, un calendario fatto di 3 mesi, ecco. Quelle l'estate. Beh, normale, questo è normale. Siamo pieni già fino a ottobre ormai. Quindi non chiamateli, no, chiamateli pure, ancora, anche perché c'è l'opportunità qui poco nota di fare un doppio spettacolo serale o pomeridiano e serale, attenzione, questa è l'abitudine che altrove c'è, ma facci capire Antonio, nel senso per noi quando frequentiamo questi locali siamo abituati a sentire la musica, la classica musica, oppure a vedere magari qualche balletto per essere proprio stravaganti, ma c'è modo di poter operare, lavorare anche attraverso queste altre forme d'arte?
Ecco, allora Pino, prima di tutto volevo dire a tutti quanti che noi non siamo, vabbè, sì, noi non siamo l'eleganza. Sì. Noi siamo si vede tutto, no, nel senso, sì, no, signora, quindi, no, in tutto. Sì. Sì. Dicevo che per tutte le serate siamo prontissimi già con tantissimo cabaret, sì, da far vedere. Ecco, anche il cabaret, quindi la gente ha voglia di divertirsi cabaret, anche al cabaret. Sì. Per quanto riguarda anche con spettacoli, grandi spettacoli, sì, di magia, sì, e prossimamente, beh, ci saranno nei nostri spettacoli anche, ai, 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 degli animaletti. Animaletti, come se già non ce ne fosse. No, nel senso, no, vabbè, ok, ce ne saranno, bene, ecco, molto bene, quindi né litanie né comizi elettorali ai vostri spettacoli, bene, molto bene, molto, okay, bene, dappertutto, ok. E il numero di questa sera anche cosa stasera consiste? Volevo presentare sempre Selene, che ormai è la mia artista preferita per quanto riguarda le bolle. Sì. Le bolle, e quindi faremo vedere qualche sua performance. Benissimo, il numero delle bolle, Selene. Partiamo con la gara
Large, prego Sciurapina con la prima concorrente, la prima concorrente, perché la vedo arrivare e ovviamente arriva di gran lunga prima la Sciurapina, che col suo passo felpato fa fit walking, però insomma, che volete. E cosa è successo in settimana? Mi hanno messo una cosa? Salve. Ah, è un effetto scenico. Bene, bene. Diceva salve. Diceva salve. Saluto i telespettatori. Quindi parla salve, parla. Ok. Mi fermano per fare i complimenti per la trasmissione. Eh sì, qui sono quelli che dicono tutti quanti, insomma, quando fanno la trasmissione, ci scrivono, ci vogliono bene, non sapete, poi gli attestati di stima, di affetto, vero? Sì. So che hanno scritto tutti quanti, no? Sì. L'Agenzia delle Entrate, Equitalia, sì. No. Chi ha scritto? È stato indovinato. Come titolo della trasmissione. Quindi stiamo andando bene. Sì. Non riusciamo a tanti a tutti, sì. Perché insomma la cosa potrebbero ingelosirsi, l'invidia. Quindi, sì. Quindi facciamo i dovuti scongiuri e andiamo avanti così. Bene. Perfetto, ci presenta questa ragazza, si è già annoiata. Sì, dove la mette? Sì. Ciao. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giorgio Spataro, vengo da Roccella Ionica. Bravo. E canto Sincerità di Arisa. Bravissima, hai detto tutto. Perfetto, quindi lei insomma si è giocata un po' questo momento di... Ma una cosa, Sciurapina. Cosa? In bocca al lupo. Bocca al lupo. Ecco cosa mancava, perfetto. Giorgia, prego. Di qua. Ah già. Lei di là. In bocca al lupo. Ecco, bravo. Rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, il vortice della passione, fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore, aver pure cose da dirsi, paure da volte pentirsi, ed io con i sbalzi d'umore e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire, ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice, questa storia magica. Sincerità, sembriamo due amici, adesso ne siamo felici, si litiga col normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti, facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, unire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella mano dove andiamo si vedrà, il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia sempre a lieto fine. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità, che punti all'eternità, che punti all'eternità.
Bene, Giorgia, parla con questo microfono, tieni questo e sottoponiti al giudizio della giuria. Rimani pure là, sull'attenti. E adesso sentiamo cosa ha da chiederti o dire, maestro Ciccio. Allora, com'era il tuo nome? Rivolta verso lì la camera. Giorgia. Giorgia, come Giorgia, la nazione? Giorgia, no, Giorgia, Giorgia. Allora, sei stata brava, molto emozionata però, infatti hai sbagliato in alcuni punti la respirazione. Però comunque un 6,5 te lo do tutto. Maestro Carlo, Carlo Mesiti. Mi è piaciuta perché l'ha fatta in modo semplice, bella tranquilla. È semplice. C'è stata qualche piccolo errorino, ma fesserie, non è neanche colpa tua, è colpa anche della, diciamo che sei un pochettino in quel modo. 7. Ha detto tutte queste parole, sembrato essere dargli 9, 10. Vabbè, adesso litighiamo, se dai, insomma, non siamo concordi, c'era la giuria litica, adesso poi sui giornali, lì a Teremia si sono messi a litigare, bella figura, anche noi, adesso vedete che bella figura che farò io, se no Giorgia, fammi capire un po' di più su di te, ma Arisa è il tuo artista preferito o ne hai qualche altro, qualche altro? Cos'è che ti piace più per diletto? Ecco, se non altro cantare. Vabbè, Annalisa. Facci i nomi, non siamo mica dinanzi, non siamo mica in pretura. Possiamo fare sti nomi tranquillamente. Quali artisti? Vai, un nome, due nomi. Annalisa. Annalisa? Sì. Emma Marrone. Errore. Marrone. Emma. Ma di faccia o di cognome? No, no. Errore. Marrone. Prego. Marrone. Alessandra. Bene, bravo. Okay. No. E da molto che canti? Quanti anni? Ho incominciato a cantare con la professoressa Mazzaferro. Ma tu già cantavi per fatti tuoi a casa, dice insomma fammi sì. Frequentare qualcosa di importante. Va bene, io non ho dubbi. 10! Ok. Faccio la mia bella figura, nel senso anche con si può la fare... classe genitoriale tutto quanto. Io potrei pure concordare, però c'è una cosa. Posso dare 10 e mezzo? Tecnico, 10 e mezzo? 10 e mezzo non glielo possiamo dare. No, 10 e mezzo non c'è. Non c'è. Mi dispiace. Allora concordo con il 10 suo. Bene, ok. Bene, brava, Giorgia, brava. Giorgia Macri, andiamo avanti con un'altra concorrente. Vediamo, conosciamo questa nuova concorrente che è. Prego Sciurapina, introduca, venga. È un periodo questo sensazionale, di grandi impegni per questi nostri giovani artisti. Le cresime, le comunioni, no, gli spettacoli e quant'altro. Prego. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Emma Orsino e canterò La mia città di Emma Marrone. Da dove vieni? Da Roccelli. Ah, perfetto, quindi i chilometri sono stati a chilometro zero. Diventa una artista. Ok, molto bene. In bocca al lupo. Sì. Se ne va, Sciurapina. Beh, pomeriggio di fretta, prego, la nostra Emma Orsino, prego. Di fretta, i rumori, la nebbia, il tempo appeso di questa città. Odio le scarpe col tacco, il castro distratto nei tombini invadenti di questa città. Odio me stessa allo specchio, non per il difetto, ma per stupidità. Amore, stare in giro sapendo di tornare sempre in questa città. E dimmi se c'è un senso al tempo, al mio vagare inutile. E dimmi se c'è davvero una meta, o dovrò correre per la felicità. E corro avanti e torno indietro, scappo, voglio, prendo e tremo. Stringo forte il tuo respiro e penso a me. Voglio te. Amo il traffico in centro, parcheggiare distratta, il tuo sorriso, la mia stabilità. Amo fare l'offesa senza neanche una scusa, fare pace la sera, spegni la città.
e amo me stessa per questo, per egocentrismo senza razionalità. Amo prenderti in giro sapendo di tornare sempre nella mia città. E dimmi se c'è un senso al tempo, al mio vagare inutile. E dimmi se c'è davvero una meta o dovrò correre per la felicità. E corro, corro avanti e torno indietro, scappo, voglio, prendo e tremo, stringo forte il tuo respiro e penso a me che non ho un freno, spingo forte, non ti temo, voglio tutto, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te. E dimmi se lo vuoi, e dimmi che non sei soltanto un riflesso confuso che guardo sull'orlo di noi. E corro, corro avanti e torno indietro, scappo, voglio, prendo e tremo, stringo forte il tuo respiro e penso a me che non ho un freno, spingo forte, non ti temo, voglio tutto, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te. Voglio te, voglio te, voglio te, voglio te. Emma! Piantati, piantati qui che adesso vediamo un po' cosa ne pensa la, con l'altro microfono, cosa ne pensa la giuria. Cominciamo da Ciccio, cominciamo da Ciccio. Scusa, prego. Prego, prego, prego. Scusa. Microfono. Rocchettara, eh? Ti piace più il rock? Sì. Sei stata abbastanza brava, è una canzone non facile da cantare, da interpretare, quindi ti do 7. 7, Carlo! Anche per me è un bel 7 perché è difficile da cantare questa canzone, no? Perché c'è su e giù, su e giù, su e giù, tanti cambi di voce, l'hai fatta abbastanza bene, va bene, un 7. Allora Emma, una domanda tecnica per come conviene ovviamente, hai già comprato il costume per l'estate? Sì, sì. Che colore sarà questa? Che cosa va? Ah, la prossima volta. Posso? Scusi. La prossima volta mi porteresti una canzone di Righiera, che ne so, tipo Vamos a la Playa o... Sì, ma mica un jumbox. No, è per il fatto dei capelli, per i capelli, per i capelli. No, perché tipo G12. Sì. G12. Ah, sembra una fontanina di Piazza di Spagna, guarda un po' questi capelli che... quindi non mi ha risposto, vabbè, adesso di moda, lasciamo perdere. Vabbè, no, comunque un 8 per il coraggio, vero maestro? Mi guarda sempre con... mi intimorisce perché mi guarda sempre con facce strane, perché io tento, oso di far domande, di far il giudizio anche tecnico, di esprimere... Niente, sì, vabbè, va bene, un 8 per il coraggio, dico, un pezzo difficilissimo, no? Certo. Non me ne vorrà, pezzo difficilissimo, 8 per il coraggio, si accoda, copia e incolla, cosa fa? Sì, devo fare... Lei si accoda sempre, non spinga però. Non devo spingere? No. Beh, per i capelli io gli darei... No, per i capelli, per la canzone. Per la canzone, sì. Siccome ho visto che voi parlavate dei capelli... No, qui si parla di estetica, di bellezze, di... Ma... Allora, per la canzone gli darei 8, però per i capelli aggiunti alla canzone gli do 9. Perfetto. Emma Ursino, avanti col concorso! Grazie. Perfetto, è arrivato il momento del ballo, anche un momento tersicoreo, Ciccio, non guasta. Prego Sciurapina, con il nostro artista che si è proposto alla prima gara e che poi a gran furore di popolo è stato voluto, è rivoluto qui. Dove va? Che fa? Che succede? Ha fatto la spesa, no, ha fatto la spesa. Ma no, siamo in onda, dai. Cioè, i cornetti, questi li tenga lei, li tenga. Scusate, siamo. Si è portato i cornetti. Non li mangio, li tenga semplicemente. Ma uno qualunque. Sì. Chi che sia. Allora, no. Ricomponiamoci un attimino. No, perché sulla sedia c'è la giuria, quindi non possiamo. Non si può mettere. Teniamo noi, c'è il maestro Ciccio. Buonasera.
Cosa ci canta? Cantare no, io sono ballerino. Ah, balla. Provetto, non so. Balla. Tutte le settimane, tutti i sabati, lui balla. Ballerino. E lei, signora Pina, mi dice cosa ci canta. Ma vorrei sentirlo cantare. Cantare qualche ma cosa, non poco, c'è... poco, so. Abbiamo quattro luci, ce lo vuole mica far cadere. Dico io. Scusate, allora, vedete che mi hanno proposto allora signora, di aprire una scuola di ballo qua a Rocella. Per il momento sono ballerina, poi nel futuro non lo so. Scusate, datemi la frusta per piacere, perché non è possibile. Lidomo. Allora, voglio dire una cosa fondamentale, lasciatemela dire, Sciurapina, perché il signor Giovanni qui è praticamente il precursore della danza futurista. Abbiamo già depositato il brevetto alla SIAE, perché da oggi si apre un nuovo capitolo nel mondo della danza. Io non so quanti di voi ci abbiano seguito nelle passate puntate e che abbiano visto lo spettacolo, molti, la scena. Molti la scena. Giovani mi vedono per la strada, la stazione, sulla via. E cosa le chiedono? Mi dicono che camera. Mi hanno visto in televisione. Non lo so. E quindi? Dice, vogliono rivalersi o cosa? Certo, dice che vogliono, cosa dicono? Vogliono vedere il passo per queste no, qui, no, anche, no, no, anche no, per no, la strada. No. Noi abbiamo l'esclusiva. No. Adesso c'è cioè, contratto amici, con noi, amici, voglio amici. Dire live, contratti live, okay, non ne fa, cioè spettacoli live non è vero, ma è successo. No, certo. Quindi quando lei le dicono qualcosa, il controllore niente. Chiede biglietti, no. Quando... al massimo qualche autografo. Massimo, quindi lei ha avuto un consenso, ha avuto un riscontro di questo successo. Mi sembra di sì, forse all'80%, non so così. Che significa? Che significa? 80%, no? Non tutti, mica tutti. Mica, Paolino, mica no. Chi è? Amica sua, mica? No, Antonia, mica chi è? Mica da... No, siamo in fascia dico pare che tutti no, pare che tutto Bovolino mi ha visto, no? Qualcuno mi ha perché visto. Lei di Bovolino, ecco, sì, lo ricordiamo. Per me è unico. Mi scusi, ma sì, donne. Pure, però donna percentuale ancora più bassa. Ma come c'è state le ragazze? Ciccio, sei d'accordo? Qualche collega è unico. Sì. Qualche collega invidioso l'ha sentita. Sì, invidioso che dire... non si può dire. Su. Beh, dalle nostre parti, gente invidiosa, si immagina. Tanto lo diciamo sarà un punto di. Qualcuno le ha voluto rubare qualcosa? No, rubarono. No, nel senso che hanno voluto rubare qualcosa, no, nel senso, hanno un nel senso materiale. Il lunotto di dietro, questo non no, fare. Nel senso che il lunotto, no, il passo, qualche cosa tecnica. Cercano di imitare, ma non riescono. Penso. Perché per fare quello che fa lei ci vogliono anni e anni di scuola. E lei quanti anni e anni di scuola? E sono da 10 che sono qui a Bologna, che mi sono trasferito. E il 18 era a Novara, perché non poi via quelle di. Della Campania. No, sì, no, io parlavo di scuola di formazione. Sì, formazione, in... perché lì andavo. No, sì, lei mi fa. Siccome è il bidello. No, che? Ah, è partita la base! Allora, sì, ci scostiamo, signora Pina, lei cosa fa? Cosa si nasconde? È partita la base.
No, io me lo immagino in piena estate il signor Giovanni con questa giacca che lui ci porta anche d'estate. Perché se, no, se fa parte della sua. Perché poi sono subito. No, il microfono, se c'è una ribollata di vento, posso prendere una perdone. Una che è ribollata. Ribollata, non si dice ribollata. Sì, rifolata. Rifolata, certo, in italiano sì. Il nostro italiano l'ho sentito, io l'ho sentito dalla volta. Molto bene, poi era da uomo di scuola, uomo di formazione. Senta, se lei, bello quel gioco di menisco, eccetera, eccetera. Se lei si trovasse davanti, immagini che dove c'è la gente adesso, si ritrovasse di fronte Carla Facci, cosa direbbe al. Di fronte a Carla alla maestra delle maestre. Carla Facci proprio è una ballerina, proprio una libellula. No? Una bergola? Una libellula. No? Wow, una libellula. C'è un fisico proprio a quella. Vabbè, lei non è di meno, voglio dire. Spettacolare. E se le proponesse un duetto? Si potrebbe fare che. Lei acconsentirebbe. Io l'ho vista di recente, l'ho vista, non mi ricordo quale trasmissione. In quale supermercato? Ballando sotto le stelle. Ah, perché no, pensavo sì, avesse incontrato. Ballando con le stelle. Con le stelle, io non mi ricordo. Senta. Perché io guardo poco la televisione, in questo mi devo guardare. Lei sul treno, abbiamo detto, non può rivelare nessun segreto, no, nessuna tecnica, ma a noi sì. A noi di Telemia sì. Quindi un passo e ci insegni un passo. Questo qui per esempio è la pirouette, no? La pirouette. E come si fa? Questa qui così praticamente così è una, simile a quella della danza classica, no? Perché loro mettono il piede proprio qui tutto classico, perpendicolare, sì, dritto, scusa, no? Sì. Magari solo tu lo sai fare. No, io sono quello che peggio di tutti può farlo, perché qui c'è, voglio poi dire, c'è insomma, passo il maestro, vedi? Passo felpato, no? Passo felpato. Io sto imparando. Quindi passo felpato e piruetta. La piruetta. Poi devo imparare piano piano queste tecniche. Poi non tutti, no, soltanto alcuni. Questo l'ho inventato io, amico, c'hanno un nome. Io non lo chi vuole fare. Imitarla, seguire i suoi fasti, deve seguirci certo. Tutti i sabati. Tutti perché i sabati, tra poco giusto. Noi avremo nuovamente il signor Giovanni che ci farà un'altra lezione di ballo. Allora l'esclusiva, scusa, allora l'esclusiva. C'è il ristorante qua che. Ah no, l'esclusiva nel senso. Perfetto, più tardi quindi un altro momento col signor Giovanni con quella che è la sua, ora anche la nostra, danza futurista. A dopo! Ed eccoci in questo momento particolare, eccomi qua con sì, lo de Ciccio, no, c'è nessuno, Ciccio, ok, perfetto. Nostro maestro, non scherzo, ovviamente. Sì, sì. Siamo quindi in estate e ovviamente come ogni estate c'è il suo tormentone, vero? Ancora no. Sì, no, ma ogni estate è contrassegnata, arrivo. Voglio dire, da un pezzo che va per. Quale sarà il tormentone, lo chiede al maestro Ciccio, il tormentone dell'estate 2016? Quest'anno, secondo me, cosa ci Renzi a casa, Renzi no, a casa. No, che Renzi a casa. Secondo no, me questo è, cioè, senti, no, no, non no, senti altro nelle. No, no, il tormentone dell'estate, qual è stato? Adesso al di là dello scherzo, eccetera, eccetera. Eh? Adesso mi dice sono io che suonerò le campanelle di casa vostra. No, che ne so, no. Seguitemi dove suonerò, ci sarà. Non si sa ancora, non si sa ancora, ogni estate sarà contrassegnata e anche le prossime, quelle a venire, da un motivo musicale per eccellenza. Ancora chissà, quale sarà ancora, ovviamente le discoteche non l'hanno proposto, quindi vedremo, questa è stata 2006, da cosa sarà segnata. Bene, allora però cosa facciamo fare? La categoria fare? Dei large. Sì, sono quelli un po' più abbondi. No, gli extra, datati, gli extra large sono. Sì, lei è extra large. Quelli large invece non ci sono oggi, stasera. No, 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 un turno di riposo per quanto riguarda il concorso, attenzione. Perché quasi tutti hanno chiesa. No, vabbè, senso no, è un turno di riposo che il regolamento ha previsto, eccetera, eccetera. Ah, ma è previsto? Però. È il mio quello. Però io credo che tutti quelli che in questo momento siete all'ascolto, non tutti i sabati sera vi mettete lì davanti a talent show, eccetera, eccetera. Quindi avete magari voglia di rivedere chi sono questi nostri i concorrenti? Amici, sì. Sì, tutti i sabati. Me lo contento. Dicono che seguono. Quindi adesso rivediamo in questo, come si dice, middle, rimanendo sempre in argomenti, questi oggi ragazzi. Oggi va di moda mix. Mix, questi ragazzi che sono proposti del concorso Lush. Vediamo.
Soia meglio medicina, ti fai scomparire ogni dolore. A mamma sia che ti dà una luce, illumina ogni giorno tuo cammino. E se lontano non ti dà una pace, e prega non me brutto tuo destino. Bruciare dentro il sole e sentire che con te. Che rimane cuore mio, sopra mi masso, cause this is the rock, we did lost my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gonna get into him, I just can't be true. And I know that he knows my fate for letting it kill me. I'm happy with some other guys. I can see in the
l'avevo visto. Abbiamo qualche giorno con la via la scarpa e arriva in faccia a qualcuno, mi faccia spiegare cosa? Sto grembiule qua. Sto grembiule professore. Per nascondere le vergogne. L'ha fatta sotto. No, l'ho fatta sotto, non penso. No, no, nel senso. E stare così, cinturone, non presente. Ah, ce n'erano cose. Mi faccia spiegare tecnicamente perché il signor Giovanni guardava costantemente, perché c'era la grimpettaia che stava facendo il bucato in minigonna. Io quando andavo a scuola andavo se guardavo sempre dalla finestra, no? E il professore diceva, ma sì, guarda dalla finestra, per ascolti me. Io guardando dalla finestra, sì, gli uccelli, i passeri, no? Gli, sì, gli alberi, mi... Sì, però si stava esibendo, era in diretta in questo, sì, sabato. Sì, ma le passeri maschili o femminili? Passerotti. Bene, dobbiamo chiudere. Scusi, sì. Già, no, un attimo. Ma lei viene qua, sì, ogni sabato sera? In, sì, macchina? Certo, in macchina, sì. Quindi ha la patente? Certo, la patente. E chi gliela dà? No, se, vabbè, okay, no, vabbè, no, lo stesso, non interessa, no, poco. Allora, la partenza ce l'ho, io non so, non voglio matarmi, ho capito. E mette tutte e cinque le marce? Per. Tutte e cinque le marce? No, mette. Non li metto, solo la quarta. Solo la quarta, le parte la quarta. Basta, ok, bene, 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 salutiamo. Ma sabato prossimo, saluti, saluti, saluti. Io vado costantemente a sabato. Saluti. Signor Giovanni, saluti, a sabato prossimo. Ciao, 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 ciao. Ciao.